È importantissimo perché questa settimana si è svolto, come si sa, questo grandissimo vertice sui cambiamenti climatici, voluto da Ban Ki-moon per sensibilizzare i leader del mondo, ma anche le persone, l'opinione pubblica, sulla grande minaccia dei cambiamenti climatici. Tra questo, ovviamente, parliamo delle minacce all'ambiente, ovviamente c'è anche quello che si può fare per contrastare l'inquinamento, ovviamente, e questo della Maria Cristina Fiducci, questa installazione molto bella, che è molto originale. A noi serve molto, ovviamente, ci fa molto piacere, che permette, una settimana dedicata all'ambiente, di convincere, diciamo, gli Stati membri dell'importanza di dedicare tempo, risorse a questa lotta contro l'inquinamento atmosferico e anche inquinamento dei mari, ovviamente. L'arte è importante perché è uno strumento universale, immediato, che viene capito da tutti, non c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di guardare, e l'installazione di Maria Cristina Fiducci è talmente evidente, talmente facile da capire, che parla a tutti i Paesi membri, 193 delle Nazioni. L'idea di fare qualche cosa per salvare gli oceani mi è venuta quando, qualche anno fa, ho letto su una rivista che esisteva un'isola grande come il Texas, formata da rifiuti plastici. Allora ho deciso subito che dovevo andarci. E poi ho fatto una ricerca su internet e invece mi sono accorta che quest'isola, a parte che era molto più grande del Texas, erano invisibili, perché tutta questa plastica viene disintegrata dal sole e non si vede, però è sotto il pelo dell'acqua. Bisognava fare qualcosa. Soprattutto rendere coscienti le persone dell'esistenza di questo problema. Ho deciso di creare questa immagine e quindi ho fatto diventare questa grande estensione uno stato. Era terra di nessuno. All'UNESCO l'11 aprile del 2013, davanti alla direttrice generale, ho piantato la bandiera su questo territorio, tra virgolette, e l'ho fatto diventare uno Stato. Subito dopo lo Stato ha cominciato ad agire come un vero Stato, quindi ho costruito il padiglione alla Biennale nel cortile dell'Università di Ca' Foscari, e poi dopo è andato a Madrid nella fiera d'arte Arco. Poi abbiamo aperto la prima ambasciata di questo Stato al Museo Maxi di Roma. E adesso siamo qui alle Nazioni Unite per cercare di sensibilizzare anche gli stati, non solo le persone. È una narrazione transmediale, cioè dissemino gli indizi dell'esistenza di questo stato, del Garbage Patch State, nel mondo e nella vita reale. Quindi faccio molte azioni, dalle più semplici come stampare le cartoline del nuovo Stato, aprire l'ambasciata, appunto a fare un padiglione alla Biennale o fare un'installazione all'ONU. Ogni azione di questa opera contribuisce a formare l'idea di questo Stato. Questi tappi mi sono stati donati da una ditta che fabbrica vitamin juice, questi succhi di frutta vitaminizzati. Siccome sono organici, sono senza conservanti e sono fatti in maniera naturale, li ho accettati, e soprattutto perché questi tappi e queste bottiglie non si usavano, quindi non ho sciupato niente, adesso ritorneranno al loro posto. Changed our bottle and our caps, so I had them left over. Obviously we're not going to waste them, we want to recycle them for this whole project, but of course Christina needed them for her project to make a statement and to create awareness about waste, plastic waste in our oceans. So I decided to donate these caps and bottles for the next 3 weeks, and then afterwards we're going to recycle them all. The way to communicate is through Christina's hard work, and there was no way that I could make this happen or communicate the awareness that needs to be raised. So Christina was very instrumental in creating that awareness. And so she needed plastic caps and bottles that were not being used anymore. And so I decided to donate them to her.